Allora, quello che vi ho presentato però nella mezz'ora precedente sono gli elementi tradizionali di una fognatura, senza la quale noi non costruiamo se vogliamo una fognatura, perché di coprire tutti i pottugli, i pozzetti, questi qua. Tuttavia, nell'idea di presentare il sistema da un punto di vista più generale, dobbiamo anche introdurre alcuni concetti che sono relativamente nuovi, cioè relativamente perché se ne fa almeno da 20 anni, diciamo, però non sono del tutto entrati nella pratica di progettazione corrente. Uno di questi è il controllo locale. In particolare in questa figura voi vedete qui uno spazio particolare che serve anche una fognatura, serve in particolare perché lì c'è una zona di filtrazione che riduce la produzione di deflusso superficiale. Poi più a valle c'è anche in questo spazio c'è anche un piccolo serbatoio superficiale, un piccolo laghetto che viene usato per il contenimento della nota, diminuzione dei picchi di piena, che si chiama laminazione della nota in termini tecnici. E l'idea del controllo locale è una cosa che si è fatta spazio in questi ultimi 10-20 anni. Fatta spazio da prima nell'idea, diciamo, di chi si occupava di questi problemi, guardando ai problemi che l'urbanizzazione andava creando al ciclo idrologico, che vi ho illustrato nelle parti precedenti della lezione. Controllo locale delle sorgenti vuol dire che noi laddove a livello di ogni casa, a livello di ogni singolo abitato, singolo elemento del centro abitato, noi andiamo a controllare, cerchiamo di porci il problema di dove va l'acqua che cade sotto forma di pioggia. L'idea è quella di attenuare sia il picco di pioggia, che poi andrebbe a produrre il picco di piena, e di attenuare anche l'inquinamento. Quali sono i dispositivi che quindi compaiono in questi ultimi 15-20 anni nella costruzione di una fognatura? Compaiono per esempio dei pozzetti che contengono dei sistemi di filtrazione. Le acque vengono filtrate, per esempio vengono filtrate da sostanze inquinanti e da vari particolati. Un sistema efficace è quello di costruire, quando qua è possibile, per esempio dei rain garden, dei giardini per limitare, appunto, per assorbire l'acqua, diminuire il deflusso superficiale, aumentare l'infiltrazione locale. Sono anche relativamente belli da vedere, hanno una loro funzione specifica all'interno delle fognature moderne. Ci sono bacini più grandi. Questo per esempio è un bacino a Saskatoon in Saskatchewan. In questo momento penso che lì ci saranno meno 30 gradi, perché è in Canada sto posto, un posto molto freddo, nonostante noi abbiamo freddo in questi giorni, non come lì. Quindi quel laghetto lì, quello lì deve essere stato preso nei 2-3 giorni di estate, che c'è, non sto scherzando, ma comunque è un posto generalmente molto freddo. Un mio allievo che è stato lì a lavorare all'università lì ha detto che è arrivato a meno 41 una volta. Comunque ci sono anche lì i laghetti di contenimento del bacini di sedimentazione. Un elemento di cui noi non abbiamo mai parlato è il trasporto di particolato e di sedimento, ma certamente quando si crea una piena, l'acqua, voi lo vedete nei fiumi soprattutto, l'acqua è sempre limacciosa. Questo significa che trasporta sedimento con sé. Questo sedimento, per quanto in percentuali magari piccole rispetto all'acqua di per sé, ma non sempre, e da qualche parte va, e vale la pena in alcuni casi di ragionare di poterlo contenere, quindi fare delle vasche di sedimentazione per il sedimento. Altro sistema più propriamente di controllo locale, più propriamente legato
alle singole abitazioni è quello di costruire dei tetti verdi che hanno la loro tipologia costruttiva che vedete qui rappresentata con vari strati che permettono di mettere delle piante o dei piccoli arbusti sul tetto, certamente gravando la parte costruttiva, è un problema, cioè la parte statica del sistema, perché mettete 20-30 cm di terreno che è piuttosto pesante, poi con questo scivolamento di acqua diventa ancora più pesante, e che però possono servire appunto a produrre quella che, di cui parlavamo prima, cioè l'invarianza idraulica di singoli edifici, cioè in questo caso addirittura è possibile che il singolo edificio addirittura assorba più precipitazione del terreno che magari c'era prima e che era semplicemente non curato. Che cos'è? Se questo è uno strato, per esempio un substrato di 10 cm di terreno, supponiamo 20 cm di terreno, poi anche un effetto termico che non è secondario, comunque potrebbe essere anche importante dal punto di vista dell'edificio. E la porosità del terreno più o meno supponiamo che sia 0,4, quindi ci sono dentro ogni 10 cm di terreno ci sono dentro 4 cm di acqua. 4 cm di acqua, cioè 40 mm di acqua, sono tanti. Nelle nostre zone una pioggia estrema, impareremo che cosa significa, è una pioggia che dà 50 mm di acqua in un'ora, se vogliamo, che ha un tempo di ritorno di 50 anni, presumo, dipende un po' dai luoghi, una frequenza con cui si ripete. E quindi un tetto così può assorbire tutta l'acqua che normalmente cade, con vari benefici. Quindi abbiamo un nuovo elenco di dispositivi rispetto a quello di prima. Invasi, che c'erano anche prima, filtri con o senza piante, ecosistemi ricostruiti, zone umide, tetti verdi, punti di percolazione, cose che non ho ancora nominato, tipo asfalti impermeabili, e adesso è possibile produrre degli asfalti che invece di essere completamente impermeabili lasciano filtrare tutta l'acqua. Tipicamente la parte della A22, per esempio dell'autostrada che ci passa qui vicino, è fatta in questo modo qua. Bacini di sedimentazione e varie combinazioni di tutto quanto che vanno messi insieme. Quindi abbiamo tutta una serie di nuovi dispositivi in questo elenco della spesa che ci serve per fare una fognatura in modo contemporaneo, di cui non c'è, che non sono sempre nelle corde dei progettisti, chiamiamoli così, tradizionali. Anche perché la progettazione tradizionale rispondeva, lo vediamo nella slide finale, a delle esigenze un minimo diverse. L'altro elemento moderno, concettuale, rilevante per la progettazione delle fognature è la gestione integrata del sistema. Allora, nella gestione integrata, di nuovo, ricompaiono in realtà gli stessi elementi di prima, no? Cioè, per esempio, qui l'acqua la gestisco per laminare la piena, per magari depurarla un minimo a monte, ma anche per produrre degli effetti ricreativi. Se lo so fare, più complicato mettere insieme tutti gli elementi, ma se ci si riesce, magari si ottengono dei risultati che non sono trascurabili. Questi dispositivi appunto possono essere anche essere le acque, queste acque che cadono dalle precipitazioni vengono chiamate acque grigie. Non sono, una volta si diceva la fognatura bianca, intendendo la purezza dell'acqua che cade dal cielo, ma siccome abbiamo visto che in realtà dilava le superfici che sono piene di inquinanti, queste acque sono, andrebbero depurate, soprattutto le prime acque, quelle che dilavano la maggior parte. Queste acque comunque possono essere riusate. Nel tradizionale modo di progettare la fognatura, l'idea era quella di prendere le acque delle precipitazioni, che sono una cosa cattiva, e portarle via il più velocemente possibile.
Questo perché, per esempio, l'idea di questa progettazione nasce in luoghi in cui la disponibilità di acqua non è un problema. C'è sempre abbastanza acqua per bere, per mangiare, per fare le cose. In altri posti dove c'è meno disponibilità di acqua, quest'acqua va conservata anche con le fognature e possibilmente riutilizzata. Qui faccio un calcolo benissimo, semplicissimo, diciamo 100 mm di precipitazione su chilometro quadro danno 100.000 metri cubi di acqua, che è una bella quantità, eh? È una bella quantità se riuscissimo a salvarla. Cioè questa sarebbe, se volessimo riutilizzarla, l'acqua sufficiente per 1830, qua dico, persone, quasi 2000 persone, avendo a disposizione 150 litri di acqua al giorno. Una cosa che si chiama dotazione idrica, che impareremo poi più là esattamente di cosa significa. E per esempio la dotazione idrica che noi usiamo qui a Trento per bere sono 250 litri al giorno. Se noi non avessimo abbondanza di acqua, potremmo tentare in qualche modo di prendere quelle acque lì pure non pulitissime, depurarle ed usarle. Però certamente queste acque possiamo pensare di usarle per esempio per irrigare i giardini, per fare delle azioni che non sono tipicamente quelle potabili, ma che sono comunque utili al funzionamento della città. E allora l'atteggiamento di avere un occhio integrato sulla questione pone tutta una serie di elementi che sono questi che qui vi ho elencato, ma se volete ce ne sono tre che più o meno possono anche entrare in una visione che vi può essere consueta. Cioè, le politiche di uso del suolo. La città può decidere di avere delle politiche sull'uso del suolo che non riguardano solo l'occupazione del suolo in quanto come edifici, ma anche sulla, per esempio, che hanno a che fare con la produzione di acqua o il controllo del ciclo idrologico. Norme locali, la pianificazione urbana. Di solito agli ingegneri non piace la pianificazione urbana perché gli sembra che abbia a che fare con degli elementi poco controllabili come la storia delle città, la politica, le pulsioni incontrollabili dei costruttori e cose di questo tipo, cose con le quali magari non si potrebbe avere, alcuni potrebbero avere a che fare, perché l'ingegnere nerd, così chiamiamolo, vorrebbe avere solo il suo bel edificio da costruire, o la sua bella campo da calcio da costruire, o la sua bella infrastruttura da costruire, e non pensare ad altro. Ma questo fa parte di un mondo ideale che non c'è. E invece la pianificazione urbana è quella che cerca di mettere in ordine tutte queste robe qua. E tenta di avere a che fare con la complessità anche di questi elementi. E ha a che fare con la costruzione degli edifici, ma questo l'abbiamo visto, gli edifici si possono costruire in modo diverso se si ha in mente il ciclo idrologico. E poi c'è anche quella che si chiama la pianificazione urbana, non quella diciamo minimale, ma quella strategica, che prevede l'evoluzione delle città nel corso del prossimo decennio, quinquennio. Adesso abbiamo le elezioni. Adesso mi viene da ridere. Ma i politici dovrebbero avere una visione di quello che succede tra 15 e 20 anni, no? sulla città. E queste cose fanno parte di questa roba qua. E comunque questo in qualche modo fa parte di un bagaglio di informazioni e di cose che voi potreste, secondo me, già aver avuto il sentore di che entrano nella vostra professione. Un po' di meno queste. L'economia, certamente le scelte che voi fate, anche dal punto di vista della gestione delle acque, ha delle ricadute economiche di vario tipo. Sceglie un po' fra le diverse economie. La legislazione.
Prima vi ho sottolineato che le norme, per esempio, sono norme comunali o sono norme provinciali. Prima vi avevo parlato anche di norme europee. Le norme, chi è che fa le norme comunali? Non so. Siete voi che le fate le norme comunali? Cioè, o meglio, quelli come noi? Non è che esiste, che scende dal cielo un legislatore astratto che si occupa di queste, che fa queste cose. Qualcuno di voi diventerà assessore oppure lavorerà per un comune e contribuirà a costruire queste norme. Quindi fa parte della vostra professione futura. E quindi ha a che fare con la legislazione. Naturalmente ha a che fare anche con l'educazione, perché alcuni di questi elementi hanno a che fare evidentemente con la consapevolezza di che cosa, quali sono cos'è quello che succede in riferimento al ciclo idrologico all'interno di una città. E se non se ne ha consapevolezza, non si programmano, non si progettano le cose in funzione. Ha a che fare anche con degli aspetti sociologici, anche questi l'ingegnere tradizionale è restio ad accettarli, salvo il fatto che poi li recupera magari in maniera, chiamiamola così, vernacolare, no? Perché in fin dei conti è, cioè, ma non con piena consapevolezza, cioè si va a progettare, si progetta e si sa, almeno quelli più intelligenti sanno, che non si progetta più contro il volere della popolazione, soprattutto opere pubbliche. Le opere pubbliche vanno discusse con la popolazione, che le può volere o le può non volere. E se la popolazione si oppone, alla fine vince la popolazione, non vince il progettista. Uno magari è il più bravo progettista del mondo, fa una cosa che considerata a sé stante è bellissima, ma la popolazione, quella popolazione lì, in quel momento storico lì, non la vuole. Quindi tutte le opere vanno discusse e questo deve entrare, io non me ne parlerò naturalmente, c'è chi se ne occupa di questo, però in questa, diciamo, rassegna generale di queste problematiche vi faccio presente che c'è anche questa problematica qua. E quindi il coinvolgimento delle persone, il modo migliore per discutere è coinvolgere la gente nella progettazione sin dall'inizio. E voi direte, ma sì, ma questi che razza di nozioni hanno di questioni tecniche? Nozioni probabilmente no, però esigenze sì, e con queste esigenze voi vi dovete confrontare e dovete senz'altro farlo. Un altro elemento importante è il controllo in tempo reale. Adesso siamo in grado di controllare attraverso i sistemi informatici, siamo in grado di controllare quello che succede, siamo in grado di controllare anche delle fognature. In questo momento non si fa. Però, per esempio, questo sistema che è di Wallingford Soft, no, del DHI, Danish Hydraulic Institute, è un sistema di controllo in tempo reale delle fognature del ciclo dell'acqua. Nei prossimi anni sarà indispensabile, come dire, fare uno shift verso questo tipo di sistemi che sono in grado di poterlo fare, che richiedono alla fine anche sistemi, ci sono sistemi di telecontrollo che tengono conto di quanta acqua c'è, dove c'è, e quindi di una gestione controllata dell'acqua in tempo reale dovunque questa ci sia. Un'altra parola chiave del nuovo approccio è nuovi materiali. Prima vi ho detto, esistono per esempio pavimentazioni che non sono più impermeabili ma lasciano passare e infiltrare tutta l'acqua, in particolare asfalti, tipi di asfalto, e quelli che, quando è possibile, in un elemento di discussione tra in cui si discute i pro e i contro di una certa soluzione,
in un certo luogo, perché magari in un luogo va bene una soluzione, in un altro luogo ne va bene un'altra. Però questi materiali ci sono e possono essere utilizzati e vanno conosciuti. Allora, questa è l'ultima slide di questa serie, poi penso che possiamo anche fermare qua, anche se non vi ho raccontato tutto quello che avrei voluto raccontarvi, e che però rappresenta abbastanza quello che vi ho detto. Cioè, a sinistra vedete l'approccio, per così dire, tradizionale. Come vi ho già detto, l'approccio tradizionale è, beh, il deflusso diretto c'è, quello che devo fare, che deve fare il buon ingegnere, è portarlo via, quel deflusso superficiale. Costruire quindi una serie di tubazioni condotte più o meno sempre più grandi in cascata, e quindi implementando un calcolo idraulico che noi impareremo come fare, in funzione del colmo di piena che si viene a generare, in particolare di questa portata qua, massima, e poi di scaricarlo nel corpo idrico recettore, facendolo, diciamo, il più velocemente, il più asetticamente possibile. Invece, nella prospettiva, diciamo, moderna, è che appunto ci sia un controllo locale. Per esempio, trattiamo il deflusso direttamente ancora sui tetti, poi nei giardini. I pozzetti magari non sono pozzetti tradizionali, contrariamente a quello che succedeva nei pozzetti tradizionali, possiamo permettere che nei pozzetti avvenga infiltrazione nel terreno, che tanto quell'acqua lì non ritorna, non va nell'onda di piena, diciamo, generale. Poi ci sono appunto delle trincee di infiltrazione, delle pavimentazioni impermeabili. Quando questo non basta, ci sono, possono essere dei bacini di detenzione o in cui vengono trattenute le acque. Gli stessi asfalti sono impermeabili. Queste acque possono essere riutilizzate, perché qui mancano degli elementi. Queste acque si tengono lì, ma vengono riutilizzate per tutti quegli usi che vi ho mostrato in precedenza. E infine vengono rilasciate al corpo idrico recettore, però in questo caso con un colmo di piena che è limitato, non è più alto come quello di prima, si ritorna indietro rispetto al grafico che vedevamo all'inizio, in cui la frequenza delle onde di piena man mano aumentava, tant'è che quello che prima si otteneva in, non mi ricordo più, 10 anni, adesso si ottiene in un anno, in cui invece con queste impostazione della progettazione, diciamo, si ritorna indietro ad avere colmi di piena, e quindi gli elementi che ne derivano ogni 10 anni. Direi che qui possiamo finire intanto per oggi.